E dopo il titolo intercontinentale tra Monica Grönvold e Stefania Proietti siamo alla quinta ripresa della sfida mondiale che viene portata da Massimo Lissi alla vostra destra, al titolo appunto che appartiene al sudafricano Sean Moorcroft in guanti rossi. Vi sono già stati due incontri tra questi due atleti, entrambi di 27 anni. Sean Moorcroft è un pugile professionista, oltre che kickboxer nel suo paese. Massimo Lissi invece è studente di ingegneria a Roma, oltre che insegnante di kickboxing. Ebbene, il titolo apparteneva in questa categoria al limite dei chilogrammi 60 a Massimo Lissi due anni or sono. Lissi andò a Johannesburg e alla quarta ripresa riuscì con un calcio spettacolare due anni or sono a mettere KO Sean Moorcroft. Lo scorso anno il sudafricano ci riprovò. Ebbene, fu lui a costringere alla quarta ripresa, al getto della spugna, Massimo Lissi. Insomma, la potenza di questo Moorcroft, che ha veramente un destro poderoso, micidiale, ci induceva a pensare che tra i due non si andasse oltre la quinta ripresa. Ed è per questo dunque che le nostre telecamere aprono invece alla quinta ripresa, perché è da qui che vogliamo goderci questo confronto, questa sfida tra questi due validissimi atleti. Dunque, fino a questo momento l'incontro è stato sufficientemente equilibrato. Sean Moorcroft, contrariamente a quanto aveva fatto vedere in Sudafrica per ben due volte, è partito con più calma, evidentemente sente di essere in Italia e senza il supporto dei suoi beniamini, facendo affidamento sulla sua potenza, pensa di poter concludere o comunque controllare Massimo Lissi. Per contro, Massimo Lissi, dopo naturalmente la disavventura sudafricana, anche lui ci è andato molto guardingo con questo Moorcroft, del resto lo conosce perfettamente ormai, conosce la sua pericolosità e si è tenuto la larga del destro di Moorcroft, che veramente è devastante, e si ritrova a questo punto in perfetta parità. E siamo alla sesta ripresa, qui vediamo l'angolo del sudafricano, questo è l'angolo italiano con i fratelli Massimo e Paolo Liberati, di cui Massimo Lissi è allievo. Sesta ripresa, dunque, Massimo Lissi sembra aver rotto il fiato. Al centro nel frattempo Roberto Rocchi. Tentativo di calcio del sudafricano, buon lavoro di Massimo che si tiene a distanza, cerca di lavorare sul tempo, è dotato di una perfetta scelta di tempo, è più basso di statura di Moorcroft. Sorprende questa sua scelta strategica, ma d'altra parte Lissi è anche velocissimo nell'esecuzione di calcio e di pugno. Tentativo di calcio circolare di Moorcroft, calcio all'indietro, bel diretto destro, però l'attacco è stato al di sotto della cintura, viene richiamato Sean Moorcroft. Deve cercare di colpire al di sopra della cintola. È notorio che nel full contact le parti che possono essere attaccate sono quella frontale e laterale del tronco e del volto. In questa specialità, che è nata negli Stati Uniti negli anni 70, appunto, non si possono attaccare le gambe, cosa che invece è possibile nella low kick, altra specialità. Bella prestazione nel frattempo del sudafricano, ha doppiato il calcio circolare con un bel calcio diretto all'indietro e ha spinto fuori dalle corde il nostro Alfiere. Devo dire che è molto migliorato Moorcroft in fatto di calci rispetto alle due precedenti edizioni. Ricordo che appunto lui viene dal pugilato, ma come possiamo vedere si è adattato molto bene alla nuova disciplina. Sono molti i pugili dilettanti, soprattutto nei paesi dell'est, che in questo momento stanno abbracciando il nuovo credo della kickboxing. Altro colpo basso
ma finisce la ripresa, sostanzialmente equilibrata, dove comunque il sudafricano ci è sembrato più attivo. Siamo dunque alla settima ripresa. L'arbitro centrale invita gli atleti al centro del quadrato, attende che escano i secondi e si riprende. Buon calcio allo stomaco di Massimo Lisi, tentativo di circolare al viso, replica il sudafricano, ancora Lisi in tentativo di calcio. Sono schermaglie, ovviamente, calcio frontale di Moorcroft, lavora il jab, calcio ancora al tronco, ormai sono stati rotti gli indugi. Moorcroft tenta una soluzione di diretto destro, evitato da Massimo Lisi. Ancora calcio circolare, buon tentativo di gancio del sudafricano, evitato da Lisi. Azione confusa, nulla di fatto, si riprende. Buona l'impostazione pugilistica anche del nostro alfiere. Tiene bene le mani alte a protezione. È sorprendente come il sudafricano non rischi più di tanto. Sa di essere più potente. Ecco qui che cerca di andare a segno di diretto destro, ma ha frapposto tra sé l'avversario una gamba. Massimo Lisi è costretto l'arbitro a fermare la loro azione. E passano così altri due minuti, ci avviamo verso l'ottava ripresa. Siamo all'ottava ripresa, amici telespettatori. Cinque riprese al termine per un titolo mondiale che Massimo Lisi ovviamente sogna di portarsi a Roma. Ancora un tentativo di calcio sbilanciato.